Istituzioni e scuole di Avellino insieme per mantenere vivo il ricordo. La Shoah è il giorno della memoria stamane, per non dimenticare gli orrori del passato sul palco del Conservatorio Cimarosa. L'evento promosso dalla Prefettura e dall'Ufficio Scolastico Provinciale con il patrocinio della provincia ha visto come protagonisti soprattutto gli studenti che hanno emozionato la platea e le autorità in prima fila, narrando attraverso proiezioni e momenti musicali l'Olocausto. Al termine della manifestazione sono state consegnate le medaglie d'oro ai familiari dei deportati internati irpini nei lager nazisti, onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica. Questa giornata della memoria, come dice la parola, serve a ricordare. Ricordare significa conoscere e avere la consapevolezza di ciò che è accaduto per non ripeterlo. Memoria che deve essere, specie ora che i sopravvissuti stanno purtroppo via via lasciandoci, serve a tramandare questa memoria ai giovani. Ecco perché abbiamo voluto una manifestazione che fosse condotta dagli speaker, ma poi articolata con tanti momenti in cui gli istituti scolastici del territorio presentano loro riflessioni su questo tema, perché questo significa aver lavorato prima, quindi aver corroborato conoscenze e consapevolezze e dunque aver imparato che la memoria è anche l'opposto dell'indifferenza. Indifferenza significa prendere posizione, non guardarsi dall'altra parte, e questo deve accadere anche ora. Memoria significa reagire alle intolleranze, a quei sintomi di intolleranza che si cominciano ad avvertire in questo periodo, perché bisogna contrastare qualsiasi forma di sopraffazione, di intolleranza religiosa, di intolleranza razziale, perché quello che ci hanno insegnato le figure giuste, che pure bisogna ricordare, di quell'epoca, è il rispetto dell'altro, l'amore verso l'altro, ed è questo quello che credo che con la memoria e la giornata della memoria si voglia trasferire a tutti.